È un momento bellissimo per disegnare lampade perché tutto il mondo si sta disperatamente confrontando su come sarà fatta la nuova lampada a LED. Con l'arrivo del LED, il tema della luce è sempre meno un problema di lampade, è sempre più un problema di installazione. Un problema di installazione nel quale la forma della lampada è fondamentale. Lavorare sulle installazioni con oggetti che abbiano un significato, che abbiano una loro presenza, ma anche una loro proprio ragione d'essere chiara, immediata, comprensibile. Sulla scena urbana è ancora più importante perché diventa un oggetto che si confronta non solamente con un ambiente e la personalità di una persona, ma si confronta con il parere di tutti, si confronta con le architetture di tutti, con gli spazi di tutti. Costruire qualche cosa che funziona sia nel confronto con l'antico, sia nella presenza della contemporaneità. Per prima cosa ho cercato di capire che cosa succedeva in quella piazza e che cosa erano i precedenti rispetto al mio intervento. E soprattutto quando si lavora su un ambiente urbano, la storia, il racconto delle persone, la memoria all'interno delle persone è fondamentale. Alla Reggia della Mineria, sulla piazza, abbiamo installato i lampioni dove c'erano i lampioni, senza minimamente intervenire su quella che era la conformazione tradizionale della piazza. Il tema è che a questi lampioni abbiamo fatto fare molto di più che non i lampioni che c'erano prima o che i vecchi lampioncini storici con la lampada in testa. E a questa lampada abbiamo chiesto di fare tutto. Abbiamo chiesto di illuminare la piazza, di illuminare i monumenti, di illuminare, proprio di dare presenza alla luce dentro questa piazza. Un aspetto importante di questo lavoro è stato capire di che materiale farlo. E il fatto di farlo di bronzo, un materiale che appartiene alla storia, appartiene alla storia delle storie, perché l'epoca del bronzo è un'epoca che ha formato il mondo, ma che rimane attuale. La corona è di per sé un oggetto che illumina uniformemente, ma proprio perché è un oggetto fatto da tanti LED, abbiamo potuto dare una precisa funzionalità a ciascun LED. Ogni LED è progettato per andare a colpire una parte specifica della piazza con una funzionalità precisa. A questo punto, in effetti, non tutti i LED servivano. Dove i LED non servivano, non li abbiamo messi. Per cui questa corona è alla fine diventata un pezzo di cielo luminoso, così come le stelle non hanno un ordine, anche i LED sulle corone non hanno un ordine.